Dato che ha nominato il ministro Lezzi su Bagnoli, diciamo, se ci sono novità su Bagnoli, soprattutto avete affrontato per caso la questione del commissariamento, perché è stato uno dei temi più dibattuti nell'ultimo incontro alla municipalità, e sostanzialmente il Movimento 5 Stelle, che ne ha fatto uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale, adesso sembra essere venuto meno anche su questo aspetto. Allora, commissariamento, mi è parso di capire che il governo abbia confermato commissariamento e scelta del commissario che è stato nominato, e quindi noi, come sapete, le nostre posizioni, è inutile che ci torniamo, prendiamo atto di questa scelta del governo. Per il resto, l'incontro del governo è andato molto bene con la ministra Lezzi l'altro giorno a Roma. Il ministro ha confermato di voler dare attuazione in pieno all'accordo che abbiamo firmato, quindi quello che è il progetto della città, mettere tutte le risorse necessarie per la bonifica e su nostra anche sollecitazione di poter partire quanto prima nell'accelerazione delle bonifiche, ma anche al concorso di idee internazionale per la rigenerazione urbana, abbiamo avuto la risposta che anche da parte loro si vuole fare subito, addirittura entro l'anno. Quindi mi è parso di verificare attuazione, concretezza, rapidità, sintonia di vedute e risorse che vogliono mettere per intero. Quindi da questo punto di vista sono soddisfatto dell'incontro.